di Luciano Odorisio, Il culo come una campana, inedito. Pronto? Chi è? So io, ti volevo dire una cosa. Che cosa? Metterti in guardia. C'è una persona che ti vuole male, che ti va cercando. A me. Sì, a te. Maledetto Don Peppino lo sciangato. Ah, Don Peppino lo sciangato. Sì, lo sciangato, quello che quando cammina sembra che caschi e non caschi mai. Ah, povero uomo. Ma al momento non ce l'ho presente. Ma sì, quello del banco del pesce, della piazzetta del mercato, che te lo pesci che eri già morto pure da vive e qui gli spruzza l'acqua e si ravvivano gli occhi. Ah, quello all'angolo prospiciente giornalare. No, quello all'altro angolo, quasi in mezzo alla strada. Quello che la moglie faceva, se la faceva con benzinario, quella la calata dell'Utracai. E lui, come lo sa? A lui sembra che gliel'ha detto Giovina. Ma Giovina, sì, la sorella della cognata di Pasqualino Bonafede, il venditore ambulante che alle feste ci porta un pappagallo che ti fa la pianeta, augura la buona fortuna, indovina ieri, oggi, domani. Azzo! Ma tutte queste cose fa un pappagallo. Però io non. Sì che lo conosci, dai! Oddio! Te la sorella con un occhio un po' storto, diciamo. Oh, poverina. Però non sta buona a dire così. Ma sì, ma io lo sto dicendo solo per farti capire, no? Anzi, mi sta proprio nel cuore per dire. Te pure una cosa più corte. Disgraziata, proprio disgraziata. Sì, ma quando il destino si accanisce, cecate zoppe, capisci? Eravamo rimasti al venditore di pianete, che legge nel futuro e ha letto pure di me. Pure di me, non è a lui, sembra che gliel'ha detta la cugina in secondo grado del bidello del liceo scientifico, quella della salita dell'eternità, quello che si diceva che era già, come si dice, un po' più in là che di qua. Come? Più in là che di qua. Oddio, ricchione insomma. Oh, ma te si deve proprio di tutte. Ma io non mi ci vai appresso a queste cose, capito? Non ci vado dietro. Ma se lo sanno tutti! L'hanno attoppato ai cessi di Piazza Grande con un militare di Grosseto. Vabbè, ho capito. Ma la cosa mo mi sta a mettere ansia, mo. Voglio dire, è lei questa moglie del ricchione che sa tutto, allora. No! A lei è arrivata questa voce dal figlio piccolo dell'amante dell'assessore Gaetano, fatti più in là. In che senso fatti più in là? E che ne so io, quello che così l'hanno soprannominata. Ti presenta la Civitelle? Beh, Fatti più in là abita di fronte alla stazione dei carabinieri. Non mi dire che c'entrano pure i carabinieri. no, no, era sempre per farti capire, per orizzontarti. Fatti più in là, abita l'appartamento sopra quello della signorina Angiolina. Proprio lei gliel'ha detta, la signorina Angiolina. Su, che la conosci, am? Quella grassa grassa con la crocchia di capelli che sembra un fiasco di vino rivestito da paglia. Lei, la moglie di Tanino lo Scuppate, quella che lavorava al comune, faceva l'usciere. Tanine lo Scuppate. Il nome forse l'ho sentito, sì. Ma di sicuro, sicuro, che poi ha lasciato moglie e figli, si è rubato tutti i risparmi dello socio, è scappato insieme al macellaro, quello delle salsicce de fegate, che ha scappato con la cassa per i mari del sud. E Gallipoli. Ma non, più a sud, Sud America! Ma si può sapere che diavolo hai sentito di me? Quelle che te so dette prima, Giuseppe ti va cercando e dice a tutto, tutti testualmente, dice: dite a Elvira che la sto cercando e quando la trova gli faccio un culo come una campana. E va bene, ma io
Io mica so Elvira. E chi sei? Sono Maria Pia Cerchietti. Ah, ma io te conosci. Io so Mariangela Barbagallo. Ma manchi io te conosci. Oddio. Hai sbagliato il nome. Mi vogliate scusare tanto. Buonasera e tante cose.